Stasera Made in Italy ospita un personaggio importante, dicevamo, come Pier Giorgio Scrimaglio. Allora, vogliamo raccontare qualche episodio emozionante della sua carriera? Ma guardi, una cosa che mi ha dato una grande, grande soddisfazione è tenere un intervento alla facoltà di architettura La Sapienza a Roma nel corso di sociologia della comunicazione e sulla simbologia del vino e sulla comunicazione del vino. Io molto incoscientemente sono andato, mi sono trovato un'aula magna piena di 480 studenti giovani e agguerriti e ho raccontato comunque quella che era la mia tradizione, no? La nostra è un'azienda di famiglia, io sono una delle tante generazioni della mia famiglia che si è trovata a gestire questa situazione e le simbologie del vino nei vari popoli e nelle varie religioni, no? Quindi pensiamo solo a livello religioso, cosa può essere il vino per i cristiani, gli ebrei e che cos'è per gli islamici, che comunque rifiutandolo hanno una posizione, cioè non è una situazione solo negazionista. E quindi è un qualcosa di affascinante, cioè ci sono oltre 300 citazioni nella Bibbia specifiche sul vino, poi Noè è uno dei, oltre a essere uno dei grandi enologi italiani, è anche stato uno dei grandi patriarca della Bibbia. Per non parlare dell'Eucaristia, Sì, insomma, cioè voglio infatti, dire. infatti, infatti. Tra l'altro Scrimaglio organizza anche un premio molto interessante che si chiama Il Matto. Vogliamo raccontare di cosa si Sì, tratta? è un premio che già il nome penso che si identifichi. Noi premiamo tutti gli anni una persona che si è particolarmente contraddistinta per genio e sregolatezza e per credere fortemente in quello che fa. Il premio quest'anno è alla 14ª edizione, si svolge a Nizza Monferrato e abbiamo avuto così dei personaggi molto, molto curiosi, molto importanti che sono venuti da noi e di buon grado hanno accettato questo premio che è legato a un nostro vino che è una Barbera, appunto una Barbera del Monferrato che si chiama Il Matto, riprendendo l'etichetta dei tarocchi, no? Quindi l'unica carta senza numero dei tarocchi. Ecco, tra i personaggi premiati vediamo anche le foto, ci sono Marco Travaglio, Vauro. Mauro Ecco, come Travaglio. scegliete i personaggi? Ma ci sono anche molte candidature spontanee, e alcune per fatti di cronaca. Abbiamo il presidente della nostra giuria è Oliviero Bea, il giornalista che tutti conosciamo, quindi quando lui propone a un candidato appunto l'accettazione del premio, solitamente c'è una credibilità appunto di fondo. L'ultimo anno abbiamo avuto il ministro Brunetta, abbiamo avuto Marco Pannella, appunto Travaglio, Vauro, Paolo Sorrentino, il regista del Divo, Antonio Ricci, Emilio Fede, Luciana Littizzetto che ci ha lasciato una serata di grandissima simpatia, una serata che c'era Luciana Littizzetto e Pannella e Tutti quindi c'era matti. uno Ecco, scambio di battute ferocissime ma simpaticissime. Gianluca, vuoi candidarti a questo Ma premio? assolutamente non sono all'altezza per ora, credo di dover essere molto più matto per essere matto almeno quanto quei matti. Però, comunque, tornando al discorso, all'argomento della trasmissione, la comunicazione. Chiedo ai telespettatori di riflettere, no? C'è un vino che si chiama Il Matto, una Barbera del Monferrato, e allora Scrimaglio inventa il premio Il Matto e lo conferisce a grandi personaggi, facendoli convocare da un altro grande personaggio, Oliviero Bea, noto per la sua credibilità, non soltanto giornalistica, ma anche umana. E in questo modo promuove un vino, non lo fa soltanto attraverso una banale pubblicità in televisione, ma più che altro lo sponsorizza attraverso i personaggi che poi lo bevono, convincendoli a venire a casa loro. E quindi è questa l'operazione di comunicazione, un'operazione che arricchisce un marchio, per questo che uno dei maestri, non mi stupisce che abbia tenuto una lezione di sociologia della comunicazione alla Sapienza, ecco. Ecco, quali saranno allora le prossime iniziative dell'azienda? Bah, per rimanere appunto nel settore tradizionale e anche un pochino per collegarmi al bellissimo lavoro che sta facendo l'architetto Fadin e la sua azienda, noi adesso abbiamo trasformato un'azienda agricola in biodinamica e intendiamo costruire un bed and breakfast che abbia tutti i criteri di ecocompatibilità relativi e pertinenti.